finalmente si respirava la montagna quella vera e propria. Siamo entrati in Valle d'Aosta, nella terra dei giganti, nella terra dei 4000, terra quindi del Monte Bianco, del Cervino, del Monte Rosa. Direi che secondo me è stato il momento più bello, il momento anche più difficile dal punto di vista dei dislivelli, dell'impegno proprio, della forza fisica, ma oramai in quel momento eravamo diventati dei veri e propri stambecchi. Ma sentiero è arrivato anche in cima a Testa Grigia, a testa alta. 315. Camminare appunto tra i giganti delle Alpi significa tanto da una parte ammirarne la potenza, la bellezza, tanto dall'altra cogliere le fragilità. Fragilità che chiaramente sono dovute a noi, all'uomo, e spesso anche alla nostra ingordigia, o forse alla scarsa consapevolezza di quello che abbiamo intorno a noi.